onda, chissà chi la manda a suonare per noi. Solo per noi. Che cannonata. Che cannonata. Di serenata. Viva, viva, viva. Chi vuole cantare si può prenotare per fare un bel coro con me. Oh, oh, oh. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Hai trovato la via giusta per la celebrità. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Questa bella sinfonia il mondo canterà. E allora dai, dai, dai. Viva le feste, se in un mese sono 100 in più. Viva le feste, se in un anno sono 1000 in più. Sabato è festa, domenica è festa, non c'è mai lunedì. Mai lunedì! C'è una Befana, c'è una Befana, per settimana. Viva, viva, viva! E tanta gente, la più competente, vive bene così. Vive così! Federica, tra pochissimo ascolteremo 12 delle 24 canzoni semifinaliste e a fine serata, grazie al voto della giuria e grazie al voto del pubblico in sala, conosceremo i nomi dei primi finalisti della seconda edizione di Canzonissima di Carnevale. Bene Federica, è arrivato il momento di conoscere la nostra commissione artistica, una giuria di esperti del mondo della musica, della cultura e dello spettacolo, con l'importante compito di giudicare i brani in gara. Prego. Carlo Alberto Carrai, titolare del bagno mascotte Lidorica Maiore, unica sede versiliese del monomarca Acqua dell'Elba, nostro sponsor per il quale chiedo un fortissimo applauso. Beppe Vannucchi, autore storico della compagnia Burlamacco 81. Gianluca Bezzi, cantante e critico musicale. Martina Ambrogi, giornalista di Versilia Today. Bene, è il momento adesso di presentare il presidente di giuria di questa prima semifinale. Giornalista, conduttore e caporedattore di Noi TV, signore e signori, a Canzonissima di Carnevale 2017, Lorenzo Bertolucci. Buonasera Lorenzo e in bocca al lupo a tutta la nostra giuria. In bocca al lupo. Federica, è arrivato il momento di presentare sì. I nostri opinionisti, coloro che renderanno frizzante e pungente questa prima semifinale. Accogliamo con un fortissimo applauso, lo diciamo insieme, certo. Alessandro Santini e Umberto Cinquini. Salutiamo il carnevale. Buonasera. Come mai perdi
acqua, Santini. È un effetto. Si è fatto la pipì addosso lì. Che è successo? Che è successo? Ti cala il pantalone. Dietro le quinte, ragazzi, non si sapeva come fa. Cascava il pantalone. Siamo in diretta, tesoro, siamo in diretta. Mi ha offerto la cena al Santini stasera. Guardate che perché meraviglia. Ha detto che non devo più dire le parolacce. Ah, e allora ti ha offerto la cena. Culo, 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 culo. Allora, ricordiamo, Federica, questi bellissimi abiti. Ma che abiti. Meraviglia questi abiti bellissimi che indossa il nostro Alessandro. Ma che Alessandro fa? Che è? Della Fondazione Cerratelli. Ma facciamo un super applauso. Par condicio, par condicio. Par ma condicio. Guardate che miss, ma guardate sono che bellissimi. Meraviglia. Sono vestito. Dai. Ma da cosa sei vestito precisamente? Da cosa sei vestito, io Ale? Mi dissocio. Da, cosa, da piccolo principe, il bellissimo piccolo principe. Ma facciamolo fortissimo. Ma smettila di bagnarmi. Ecco, grazie ad Alessandro Santini e Umberto Cinquini. Questa storia del piccolo principe, ragazzi, deve finire, comunque sia. Esiste un piccolo Che Guevara da mettermi, cioè qualcosa di che faccia, Non ha sfondato non devo dire le parolacce stasera, esatto. Quindi non mi aizzare che devo essere bravo e non dire le parolacce, che ci sono tanti bambini. Bravo Umberto. Culo, culo, culo. Allora, bene, possiamo iniziare con il primo brano in gara. Signore e signori, Aurora Kraus e Gianmarco Segnani. Buonasera. Salutiamo il carnevale. Ce le hanno insegnate loro, Che follia. Di Bindi Cantalupi, Bi come Burlamacco, cantano Aurora Kraus e Gianmarco Segnani. Corpo lo vedo così. Uno strano costume gli fa, bianco e rosso diviso a metà. Sulle spalle un enorme mantello dipinto col nero più nero che c'è. Occhio vispo e simpatico, viso diventa il sorriso di questa città. Col curioso cappello che ha in testa ti chiama la festa, ti invita a ballar. Spezza l'occhio, comincio a mitar, la linguaccia per burla ti fa. E da subito tutta Viareggio lo ama, felice per quello che fa. È burla ma colui che ride già con te, colui di poi tu fa nel baccanal. È burla ma colui che ride già con noi, ti invita via. Più sale per prenderti in giro dall'alto lassù. Dalla prima ventata che c'è, lui fa tutto il suo bel maramè. Pregustando la festa dei corsi, la banda che suona col trick e balla. Scoppia fissa con l'esile, ondina che allegra il suo fianco, sorride di già. Armonioso e leggiadro si inchina, la prende a braccetto, la invita al galà. Mascherate di mille colori, mille bande che arrivano qui.
cuore ti stringe di già, ma quel tuo contagioso sorriso che illumina il viso ti saluterà. È pur la ma colui che ride già con te, con lui ti puoi disfare nel bancana. È pur la ma colui che corre già con noi, ti invita, vieni, vieni al carneval. È pur la ma colui che ride già con te, con lui ti puoi disfare nel bancana. Bravissimi! Aurora Kraus, Gianmarco Segnani. Grazie a Caterina e a Sara. Ecco, esatto, presentiamo. Teresa, Vittoria, Miriam e Irene. E Irene. Bravi! Facciamo fortissimo. Bravi. Applauso. Allora, io devo dire che grazie. Io... Grazie, grazie. No, grazie. un attimo, il mio amico, io e il mio amico. Gianmarco. Ci siamo detti le parolacce, Giunzia. Vai. Allora, Klaus e Gianmarco Segnani. Secondo brano in gara, signore e signori, Johnny Duccini e Simone Moriconi. Salutiamo il carnevale. Matteo Cima, Siamo sul carro. Cantano Johnny Duccini e Simone Moriconi. Ale ale. Grazie. Prego. Noi siamo sul carro, si muove e va, balliamo nel cuore della città, son mille coriandoli su di te, il tutto mi sembra incredibile. E allora balla sotto il sole senza nuvole, e tutto intorno ti circondano le maschere. Io sento forte dentro al cuore questo battito, il carnevale rende questo sogno magico. Sulle mani! Se sei sul carro e tieni il tempo, tutta la gente dalla strada guarderà il movimento che accende dentro, una passione che stravolgere ti fa. Il mascherone muove la bocca con la mano quasi ti tocca, e guarda quanta gente ha davanti a sé. Tu guardi in mano, capisci più dove comincia, finisce lui. Sì, perché tutto questo è indescrivibile. Noi siamo sul carro, si muove e va, balliamo nel cuore della città, son mille coriandoli su di te, il tutto mi sembra incredibile. E allora balla sotto il sole senza nuvole, e tutto intorno ti circondano le maschere. Io sento forte dentro al cuore questo battito, il carnevale rende questo sogno magico. Sentire un ritmo carnevale dentro te è come un raggio che prende il viaggio fra questo mondo e tutto quello che non c'è. Il mascherone muove la bocca con la mano quasi ti tocca, e guarda quanta gente ha davanti a te. Lo guardi in mano, capisci più dove comincia e finisce lui. Sì, perché tutto questo è indescrivibile. Siamo sul carro, si muove e va, balliamo nel cuore della città, son mille coriandoli su di te, il tutto mi sembra incredibile. E allora balla sotto il sole senza nuvole, e tutto intorno ti circondano le maschere. Io sento forte
dentro al cuore questo battito. Il carnevale rende questo sogno magico. Grazie mille. Grazie. Johnny Duccini e Simone Bravi. Grazie, grazie ragazzi. Grazie. No, dietro. Grazie. Tanto noi stasera diciamo bravi a tutti perché bravo. Abbiamo paura che ci righiate la macchina. Per cui... Allora, intanto attenzione, hanno spostato una barra. Lit, l'ha risposto io. Permettetemi di fare un fortissimo applauso alla nostra se regia. Se righate una macchina è quella del Santini. Per fatelo, favore. Fatelo l'applauso alla nostra regia della Lit. A me mi hanno già spaccato il parabrezza, basta. Sì. Però cantano bene. Federica, domani porto a aggiustare il parabrezza, eh. Ah, ok. Domani. Dicevo, Federica, dimmi tesoro mio. Sei sempre bellissima, ma vero stasera Carrai? Sei particolarmente bellissima. Amore, ti piaccio? Bellissima. Guardami bene questo trucco è fantastico. Lo so, amore, è fantastico perché te devi sapere sì. che io parto la mattina alle 6 per il cerone e tutto, le borse, le ciglia, insomma tutte queste robe. E questo fantastico trucco me l'ha fatto la mia carissima amica Alessandra Giacomelli. È un fenomeno. E facciamogli un applauso a Alessandra Giacomelli che non so dove sia. Ciao Alessandra. Bella, brava Alessandra. Bella, ciao. Guarda quanto è bella. Si vede grazie. Che Mattia non va da Alessandra. Come? Mattia non va da Alessandra. No, io non vado da Alessandra. No, perché lui è bello naturale. Sì, bello, sì, ma no. Bella naturale. No. Non c'è niente da fare. Terzo brano in gara. Signore e signori, Daniele Biagini. Salutiamo il carnevale. Buonasera. Di Daniele Biagini. Canta Daniele Biagini. Canta. Canta che ti passa. Buonasera. Compagno. Santini, buonasera. La smetta. Dopo tocca a voi, eh? Salti, balli, canti, suoni, risa, gente in festa. Maschere, corri, coriandoli, stelle, filanti, parrucche in testa. È come avere in tasca una magica pozione che a prenderla ti esplode il cuore. Qua niente di più, è tutto ciò che ci occorre. Sembrerà poco in fondo, magari lo è. È la magia di chi come me sa credere fermamente che niente ti fa vivere di più. Carnevale col pensiero vola, carnevale ci farai sognare. Suona la tua musica, che più l'ascolti e più ti prenderà. Sempre chi con questo gesto lesto inventa l'importante. È certamente questa la magica passione che rende vivo il carnevale. È tutto qua, niente di più, è tutto ciò che ci occorre. Sembra poco ma forse per noi non lo è. È la magia di chi come me sa credere fermamente che niente ti fa vivere di più. Carnevale con pensiero vola, carnevale ci farai sognare. Suona la tua musica, che più l'ascolti e più ti prenderà. Carnevale con pensiero vola, carnevale ci farai sognare. Canta la tua musica, è certo che la tua chiareggio ti amerà. Tocca a
poi le parole sono facili, eh? Carnevale. Carnevale. Il tuo pensiero vola. Carnevale. E ci farai sognare. Carnevale. La musica risuona. Carnevale. E ci farai sognare. Carnevale, il tuo pensiero vola. Carnevale, ci farai sognare. Suona la tua musica, che più l'ascolti e più ti prenderà. Carnevale, il tuo pensiero vola. Carnevale, ci farai sognare. Carnevale, il tuo pensiero vola. Carnevale, ci farai sognare. Grazie. Daniele Biagini. Daniele Biagini. Thanks so much. Ora io a Daniele Biagini cosa gli devo dire? Niente. Se agli altri dico bravo, a lui che gli devo dire? Datti all'Ippica. Grazie. C'ha la camicia bianca. Grande Dani. Baci, baci, come? Baci. Come mai c'ha la camicia bianca stasera? Sì, un po' sei vestito male, Daniele, effettivamente. Cioè di fronte a noi che obiettivamente ho rotto la frizione alla macchina, sicché dal meccanico, in macchina anche c'era la giacca. Il bianco, una ce n'ho. Il bianco mette mostra la pancia. Ma che lui non ha, sì, che c'è, lui c'è, non ha, c'è. Daniele Biagini, ciao, grazie. Grazie. Quarto brano in gara, però signor... il piccolo principe lo può dire. Cosa? Il piccolo principe può dire se c'è la pancia anche se. Signore e signori, Silvia Dati. Silvia Dati, brava Silvia, brava. Salutiamo il carnevale. Che rumore. Cravache Orselli, Carnevale di Baci, canta Silvia Dati. Eccolo, vien, pringilo a te, amalo ben, mia cara piccola, è carnevale, è bello e fatale. Con il suo tral come l'amor, mettiti un fior, merici d'or, del tuo candor, mia cara piccola, bionda nenè, vieni con me, incontro al re del buon umor. Vieni sul mar, dammi del tu, fatti baciare, fatti baciare, mia bella bambola. Perché di carnevale nulla si fa di mai, e tutto va sotto la maschera. Fatti baciare, mio dolce amore, fatti baciare. Di carnevale di Arezzo è giovane, è bella come te, non esitarne mai. Vieni laggiù, vieni nel vortice, lasciati amare, fatti baciare sempre così. Mettiti un fior, prerici d'or, del tuo candor, mia cara piccola, bionda nenè, vieni con me, incontro al re del buon umor. Vieni sul mar, dammi del tu, fatti baciare, fatti baciare, mia bella bambola. Perché di carnevale nulla si fa di mai, e tutto va sotto la maschera. Vieni sul mare, mio dolce amore, fatti baciare. Di carnevale di Arezzo è giovane, è bella come te, non esitare, nana. Vieni laggiù, vieni nel vortice, lasciati amare, fatti baciare sempre così. Grazie. Molto brava, molto. Ha provato a corromperci con i baci. Silvia Dati. Grazie. Dava a me, grazie. A grazie Silvia. Silvia. Bene, abbiamo, brava. Abbiamo ascoltato i primi quattro brani. Opinionisti, è il vostro momento. Opinionisti, ora spacco quel faro lì. Carnevale di Arezzo è giovane.
Allora, sono tutti bravi, sono tutti belli. La sua macchina, ora vi do la targa, tranquilli. Cioè. Prego, Alessandro. Allora, ho portato il parabrezza a rifare, però cantano bene. A noi ci piacciono molto, c'è poco da dire, a parte ma scusate, ma se noi non si può criticare i cantanti e dire le parolacce, ma che ci si sta facendo? Ma perché non avete detto niente del mio vestito da piccolo principe? È bellissimo, Alessandro. A me mi sembra da Ranocchio. Sei bellissimo. L'unica cosa è quella polacchina che... Ma polacchina? Che stona un po'. Col vestito da piccolo principe, sembra Robin Hood. Le famigerate classiche. Comunque è bellino forte anche Umberto stasera. Umberto, quel cappello, Umberto, è fantastico. E poi da notare il pantalone, Fede. Uguale al mio. Umberto, volete guardare la polacchina di Umberto? Ma non è una polacchina, quelle sono un paio di scarpe. Ma sono le Clark, no, quelle no. Nessuna... Cioè, io da bimbetta le chiamavo le Clark. Quelle sono bellissime. Guarda che meraviglia, guarda che lavori, guarda che roba. È tutto no, Umberto, così è un po'. Mi vieni anche tu a fare prendere la un colpo. Per cortesia, vieni tesoro. Sei bellissimo, parte l'applauso. Meraviglia, guarda che stile. Guarda che stile! Sei bellissimo, Umberto. Vogliamo ricordare. Rigirati, si vede la pancia. Vogliamo quando ricordare. Facevo le sfilate di moda alla festa dell'unità, io, te, ancora. Umberto, vogliamo ricordare il concorso che avete indetto e gli hashtag ufficiali? Allora, gli hashtag ufficiali sono canzonissima carnevale, hashtag e faccia da canzonissima. Dovete fare una foto bella. Ma facciamo vedere il cartello. Fate vedere la foto bella. Aiuto. Oh. Intanto tesoro i premi sono il pettine di Renzo Pieraccini, il perizoma di Federica Michetti, le scarpe col tacco di Mattia di Vivona e la notte unisex d'amore con Alessandro Santini e poi mi dovete dire che e il pacchettino di Prostamol di Umberto. Bene, torniamo seri, quinto brano in gara. Perché ha detto torniamo seri? No, infatti mi sembra una cazzata, torniamo seri. Signore e signori, ci sono i bimbi. Claudio Bini. Per tutti. Ci sono i bimbi. Che mi sembra vero sapere già. Che follia. Di Gianluca Domenici, il samba del Viareggino. Pomfa. Canta Claudio Bini. Buonasera. Grazie. Do re mi. Natale è già passato da bel dì, l'estate è una riordo proprio più. Maria te ne sei andata senza di, che ganzo ce l'avevi per in giù. Ma ora io mi voglio vendicare, oh via regina io ti vo' baciare. Andiamo a Querrione, ci scogliamo un bottiglione, così poi ti decidi e me la dai. Andiamo a fare quattro passi in riva al mare, che te lo faccio sentire sto carnevale. Prendiamo l'onde che ci portino laggiù, o me la dai o non ne posso proprio più. O te la fia quanto la fai palloccorosa, incominciamo un po' poino a far qualcosa. Su dammi un bacio sulla bocca, ma di quelli che rischiocca è una carezza e resto vien da sé. Viareggio una città d'ancornicia, migliaia sono le bimbe da beccare. Però nessuna vale più di te, e adesso io ti spiego ancor perché. Quando mi stringi forte da morire, mi sento tutto drento ribollì. Su dammi quella cosa, dai non falla schizzignosa, che tanto ce ne voglia quanto me. Andiamo a fare quattro passi in riva al mare, che te lo
io faccio sentire sto carnevale. Prendiamo onde che ti portino laggiù. Oh me la dai, io non ne posso proprio più. Ho della fiamma, datti un po' una regolata. Vabbè che te l'avevo chiesta e me l'hai data. Ma di quant'è che non facevi? Ma quant'è che digiunavi? Te una santa e sicuro non lo sei. Mezzanotte è già passata, ma sei sempre satanata. Quando torno che ne invento gli anni ma boh, boh, mo. Grazie, 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 grazie. Bravo, grazie. Corpo di ballo. Bravo, premio corpo coreografia. Sì, grazie. Vogliamo, avete rallentato un po', però insomma. Sì, certo. Ovviamente prima parto da Silvia Ranno e Ilaria e Renata stasera. Grazie. E Claudio Bini. Grazie. Grazie. Le stagioni di Vivaldi. Bella sta giacca, mi garba proprio. Grazie. Sì, ciao, grazie, grazie a tutti. Quante me ne ha dette su questa giacca? Ma è damascato, com'è damascato, mio amore. Quante me ne ha dette. E allora si prosegue con il sesto. Si prosegue con il sesto. Allora ce l'abbiamo. Mettiamo un attimo, in pausa la gara, perché abbiamo un grandissimo scoop. Ci spostiamo. È pronta la traduttrice simultanea? È accesa? Ok. Scusate, regia. Regia, colleghiamoci con gli Stati Uniti d'America. Mi sta sulle palle. Mi hanno detto che in Italia Viareggio. Mi sembra incazzato. Due fratelli hanno fatto un carro enorme con il mio grande ciuffo. Ho detto alla CIA di intervenire. Ci sono due opzioni. Potrei dargli in pasto ai colleghi carristi, ma finirebbero per litigare tra loro, oppure farli sparire. Ma per Umberto mi costerebbe troppo. Ce l'ha con te. Tanto è piccino. Allora ho firmato un documento. Costruzione del muro davanti al baraccone dei fratelli Cinquini, opera totalmente pagata da Alessandro Santini. Tanto lo sapevo che sei un traditore, te proprio. Umberto, hai scomodato il presidente degli Stati Uniti d'America. No, è stato il mio fratello, non sono stato io. Il tuo presidente, Il tuo presidente, il mio no. A me quello che mi fa ridere è che infatti stanno offendendo un italiano, la sapessero tutta. Hillary. Comunque, io hai risaputo che non faccio niente io sul lavoro, il caro l'ha fatto il mio figliolo e il mio fratello, per cui sono cazzi loro. Quindi Alessandro, e questo atto esecutivo? Non è la mia firma. Ma invece mi sembra quella è una A Santini. No. Vabbè, comunque sia, l'unica soddisfazione è che si sono sbagliati, perché io gli ho detto Hangar 5 Nord, quindi lo fanno davanti all'Avanzini. Pensa te. Avevo già previsto la cosa io. Secondo me spiana quello di Fabrizio. Ma l'Avanzini è piccino, passa da bui tanto non c'è. Torniamo seri. Sesto brano in gara. Ah, quindi non devo pagarlo il muro? Era uno scherzo. Secondo me sì. Sei che maiorese te. Che... Signore e signori, Lorenzo Ghiselli. Grande! Buonasera. Voglio fare un blog che si chiama Canzoni Brutte io, comunque sia, avviso. Di Egisto. È inutile che tu faccia quella faccia lì, Di Egisto Malfatti, Le donnine dei Tigli. Canta Lorenzo Ghiselli. Grazie. Ma sono brutte le mie scarpe. Mm.
salvando, ma strada facendo, in mezzo ai pini di questa città. La professione più antica del mondo ha ritrovato la sua dignità. In mezzo ai pruni, fra i pruni e le more, per poche lire, per tutte le età, son disponibili quelle signore per fare un piacere a chi amore non ha. Le donnine dei figli non sono candidi gigli, le bambine che colgono il fior, son la finta passione, la breve emozione che nasce, ti illude e poi muore. Senza impegni di cuore sono quelle signore che tendono l'amore anche se quell'amore fra i figli sembra amore, ma amore non è. La Gabriella, la napoletana, la siciliana di cani capì, la nannarella di Porta Pinciana e un'algerina di nome Marie. Bocche di rosa, ma certo Beatrice, la più che piace perché di Forlì. Ma non è troppo felice Beatrice, per colpa si dice dell'austerity. Le donnine dei figli non sono candidi gigli, le bambine che tolgono i fior, sono la finta passione, la breve emozione che nasce, ti illude e poi muore. Senza impegni di cuore sono quelle signore che tendono l'amore anche se quell'amore fra i figli sembra amore, ma amore non è. Oh mamma, gridava Evaristo, laggiù nascosto ho intravisto papà. Non lo contesto, ma proprio in quel posto, così nascosto, che cosa ci fa? Sento i misteri del sesso più santo, nessuno al mondo scoprirli saprà. Si vede un bimbo che al babbo ogni tanto un letto soltanto non gli basterà. Le donnine dei figli non sono candidi gigli, le bambine che colgono il fiore, sono la finta passione, la breve emozione che nasce e ti illude e poi muore. Senza impegni di cuore sono quelle signore che tendono l'amore anche se quell'amore fra i figli sembra amore, ma amore non è. Fra i figli sembra amore, ma amore non è. Senza impegni di cuore sono quelle signore che vendono l'amore anche se quell'amore fra i figli sembra amore, ma amore non è. Oh yeah! Grazie! Lorenzo Ghiselli! Grazie, grazie. Posso? Grazie. Poi sto zitto dopo, giuro. No, no, prego. Allora, sono serio. Si è messo anche gli occhiali. Poi domani tutti gli altri potete massacrare il mio carro su tutti i giornali. Per me Lorenzo deve vincere Canzonissima di Carnevale. Poi fate quello che cazzo vi pare ora. Beh, Lorenzo Ghiselli. Grazie. Grazie Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo. Sì, infatti. Bene. Proseguiamo. Cosa gli non mi aveva capito. Cosa gli l'ho gufato abbastanza, niente, mi sembra. Settimo brano in gara. Signore e signori, Daniele Chicca e Alberto Martinez. Salutiamo il carnevale. Buonasera. Che rumore, che follia. Ciao Umberto, so che ci tiene alla nostra presenza. No, io tanto l'ho massacrato lo stesso, quindi. Di Paolinelli Cima, Liberi per sempre. Cantano Daniele Chicca e Alberto Martinelli. Cantate con noi, eh? Grazie.
Bravo, bravo, bravo. Anch'io, un pochino meno però. Andiamo con le mani, dai. Noi siamo maschere, un turbine di vita ed emozioni senza età. Libere per sempre, dolce l'energia che attraversano le vie della città. Luci nell'oscurità. La sabbia tra le mani, la rabbia reggio, chi dorme sveglierò urlando forte la tua voce. Hai la tua città nel DNA e non farti dire cosa devi fare. C'è via reggio che parla di scatte, usa le tue ali e volerai. Noi siamo liberi, coriandoli di lenti contro vento la realtà. Liberi per sempre, maschere ribelli, sempre in guerra contro quello che non va. Aquile nel vento, nel tempo, nel spazio, sapranno mai chiudere chi porta nel cuore il carnevale. Sì! Andiamo! Piatto le mani! Ballare ti vedrò incatenata tra la gente. Dammi le mani, io ti libererò da valli grigie tutti uguali. Vieni a me, fidati, perché qui c'è un giro tondo pieno d'emozioni. E c'è via reggio che balla, dice a te, apri il tuo cuore e scoprirai che siamo liberi, coriandoli, viventi contro vento la realtà. Liberi per sempre, maschere, ribelli, sempre in guerra contro quello che non va. Aguile nel vento, nel tempo, nel spazio, sapranno mai rinchiudere chi porta nel cuore il carnevale. E ora sulle mani, canzo. Senza sera dove? Libero nel vento saremo il futuro che dal passato arriverà. Nostalgia, pensare, vieni con me. Daniele Chicca, Alberto Martinelli, grazie, 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 grazie. Proseguiamo con l'ottavo brano in gara, signore e signori, Alessandro Pasquinucci. Ucci. Salutiamo il carnevale, che rumore che di Alessandro Pasquinucci nasce dentro al cuore. Canta Alessandro Pasquinucci. È tutto lui, via. Lo modella che lavoro in cittadella.
grande attesa lungo il viale a mare. I giganti tutti quanti chiusi, il cannone sembrano aspettare. I tre colpi arriverà, ben tornato carnevale. E nasce dentro il cuore un sentimento unico, in quel momento magico in cui ti rendi conto anche quest'anno è carnevale. Non posso credere, lasciarmi andare e ridere sopra il carro a vivere un'emozione che io giuro non scorderò più, mai più. È naturale, c'è qualcosa da rifare, prima prova generale, ma è tutto spettacolare, non c'è più niente da dire, è il momento di capire quanto grande sia l'amore per il nostro carnevale. Scoppia l'ultimo cannone, grande attesa lungo il viale a mare, le persone intorno ad un lampione, il verdetto vogliono sapere, la voce griderà, il vincitore chi sarà? E nasce dentro il cuore un sentimento unico, in quel momento magico, in cui ti rendi conto anche quest'anno è carnevale. Non posso credere, lasciarmi andare e ridere, sopra il carro a vivere un'emozione che io giuro non scorderò più, mai più. E nasce dentro il cuore un sentimento unico, in quel momento magico in cui ti rendi conto anche quest'anno è carnevale. Non posso credere, lasciarmi andare e ridere, ma sopra il carro a vivere un'emozione che io giuro non ascolterò più, mai più. Grazie a tutti, grazie. Grazie. Alessandro Pasquinucci. Grazie, grazie Alessandro. Grazie Alessandro. Opinionisti, la parola a voi. Abbiamo ascoltato altri quattro. No, io sono in penitenza. Ho detto un'altra parolaccia, non me ne sono accorto. Ci sono dei bambini, però devo ammettere che me l'hanno insegnato i bambini quando eravamo giù. Ecco. Io non ho sentito niente quando eravamo sotto, devo dire la verità. Ti eri rinchiuso nel camerino insieme alla Federica. Abbiamo dovuto spaccare la porta per liberarlo. Questo è vero. E non è una bugia. No, questo è vero, è stato un attentato. No, non è successo niente. Non è successo niente, avete sfondato una porta, avete spaccato una roba, questo dobbiamo raccontarlo. Mancava due minuti all'inizio. Renzo ha detto bene, Renzo, il nostro capo progetto, ha detto che ero chiuso con una donna. Partiamo, vado là per aprire la porta, è chiusa e c'era dentro la Federica e Alessandro. Allora, la spieghiamo meglio. È arrivato Angelo Pucci, a cui farei un fortissimo applauso, il titolare del Gran Caffè Liberty. E stile ma che applauso, scusa, loro erano tranquilli dentro Angelo e quello Pucci li va a disturbare. No, ma applaudite. Ma lui sembrava in un film, stile americano, è arrivato, fermi tutti, arrivo io. Pum, ha tirato una pedata alla porta, ha spaccato ma tutto. E in quel momento Alessandro mi ha preso e spostato con la sua leggiadria verso la gente non ha capito niente. È leggiadro. Va bene, ora che abbiamo raccontato una leggenda metropolitana, se favoloso. Ci porti da bere, grazie. Dove? La porta dove? Nel cotrioncino. Nel cotrione. Allora, la novità è che Maestra Antonella, facciamo un applauso alla maestra Antonella. Questo non c'era, questa parola, nelle elezioni di Via Reginità dello scorso anno. Cotrione non c'era. Davvero. Sì. Io farei un ripassino nelle prossime puntate.
Mrs. Flozzi, non è? Vabbè, non è qui maestra, avete Mrs. festeggiato, Flozzi. Avete riso tutti, però qui c'è il proprietario del Liberty, gli avete sfondato una porta. No, l'ha sfondata lui! L'ha sfondata lui, eh! Pensate che sia contento? L'ha sfondata, cioè, lui! Per la prima volta l'ho chiuso in una stanza con... Oh, ma l'hai chiuso te alla fine, a bel topino! E voi siete venuti subito, e siete venuti subito. Io stavo dicendo che secondo me non ci capisce la ceppa. L'hai chiusa te! La gente cosa può capire di me questo? Cioè, non lo so, vabbè. Vabbè, oh, raga. Proseguiamo. E se c'ero chiuso io? Se c'era il Carai, addio, eccola. Addio, addio la... Eccola, c'è l'Elisa, lo sapevo. Elisa, ma che hai? È la vecchiaia? No, è il carnevale, mi sa. Mi sa che fa troppo dato tardi, fuoco. Sa. Salta, posso suggerirti qualcuno? Giù. Andiamo, scusa, giù, regia, accendiamo le luci in sala. Aiuto. Scendiamo il terzo. Elisa, il terzo, sì, seconda fila, il terzo di là. Andiamo ad acciuffare qua. Ah, visto che dispone tanto, voglio vedere come balla. Chi possiamo? Io ti seguo, 1, 2, 3. Eccoli, guarda, sono accanto. Guarda, sono accanto. Sono perfetti. Subito, buonasera. 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 Buonasera, carissima. Ah. Andiamo, prego. Prego, signore. Si va là sopra. Tanto non ci vede, ci vede nessuno. Una cosa intima. Una cosa intima. Si accomodi. Allora, prego. Lo sceriffo. Facciamo un applauso. Buonasera. No, ormai una volta è fatta, eh. La prossima volta non lo facciamo più. Allora, raggiungiamo... diciamo due cosine, allora, di questa persona. Lui lo conosco, si chiama Vincenzo. E lei? Arturo. Serena. Arturo. Stasera Arturo. Stasera allora. Arturo. Vincenzo, Arturo e Serena. Elisa insegnerà ai nostri ballerini per caso Zoom, Zoom, Zoom. La sigla zoom, di Canzonissima zoom, del 1968. Bene, allora io vi faccio zoom, zoom. Mi danno lo zoom zoom a lui dopo. Vai. Ma dopo, dopo, quando abbiamo finito la gara. Allora, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Andate a prepararvi, accompagnati dal fortissimo applauso del Gran Caffè Liberty di Viareggio. Prego. Arturo, Arturo è uno spacciatore di rum all'interno del circuito del carnevale. Bene, pausa brevissima e poi ancora tantissime sorprese. A tra poco. Bentornati a Canzonissima di Carnevale 2017. Riprende la gara, si riparte con il nono brano. Signore e signori, Marco Musetti. Marco! Salutiamo il carnevale. Galleria, buonasera. Umberto, non guarda neanche, va bene, buonasera. Di Guidi Sadun, Onda Azzurra, canta Marco Musetti. Grazie. Sull'onda scivola dalla fantina. Giù Carnevale! Oh! Panarine, pezzose birichine, offrite tutte, il cuore, la bocca e il fiore. Ecco arriva in lieta comitiva, re Carnevale che canta l'amore. Donne più ormai non sono senza amor, riccio biondo e chioma nera, ride già chi ti avrà questa sera. È un re burlone che avrà ragione, non c'è questione, il nostro allegro carneval. Pur che bella, voglia bruna, senza amor non sarà mai nessuna. Onda azzurra, brillante al sol sussurra, i baci ardenti, frementi, darete ancora, si ripete, per chi d'amore ha sete, nel carnevale dei baci è l'ora. Canta mago, carnevale, donne che ormai non sono senza amor, riccio biondo e chioma nera, ride già chi ti avrà questa sera, è un re burlone. Il nostro allegro carneval, pur che bella, bionda e bruna, senza amor non sarà più nessuna. E si va su, le mani, oh! Bravo,
grazie. Le coriandoline, un applauso a loro, bravissime. Le coriandoline. Grazie. Marco grazie. Musetti. Grande grazie, Marco. Ragazze. Brave coriandoline. Le coriandoline. Stavano per cascare. Le coriandoline. Hai capito il Musetti, con le coriandoline. Si prosegue con il decimo brano in gara. Signore e signori, Daniele Toscano. Oh yeah. Buonasera. Buonasera a tutti. Salutiamo il carnevale. Paolinelli, Malfatti, pensa se potesse una canzone, canta Daniele Toscano. Grazie. Buonasera Daniele. Buonasera. Sacrificando forse un giorno i miei più belli e allontanandomi da quel mondo che crede nelle favole, alla testa tra le nuvole ho perso più di ciò che ho. Mi rendo conto che vorrei tornare indietro, ma il tempo dice no, proprio non si può. Se perdi quel bambino in te sei solo un aquilone che non può volare mai più. Coraggio, mia Reggio, risuona le tue canzoni e soffia speranza perché vorrei potesse una canzone liberare le ali e un aquilone, sento musica e parole perduto, ma ritrovandolo in un coriandolo, sempre quel sorriso sta in tasca ad un vestito che lo sento far parte di me. Coraggio e Areggio, risuona le tue canzoni e soffia speranza. Daniele Toscano. Grazie caro. Grazie. Si prosegue con l'undicesimo brano in gara. Signore e signori, Vincenzo Cagnolo. Cagnolo. Buonasera a tutti. Il nome della garanzia. Il BCC
ride Viareggio. Canta Vincenzo Cagnolo. Vincenzo, non perdenzio. Vincenzo. Grande. Ci sono per le vie mille ragazze belle che cantano festose, tornato e carnevale. È una canzone d'amore che i cuori fa sognare, sul lido tutto in fiore, dalla pipetta al mar. Ride Viareggio in festa, tornato e carnevale, la gioventù tempesta, le bocche da baciare. Canti, sorrisi e gioia, arcobaleno di felicità. Ride Viareggio è bella, ride al suo carneval. Viareggio deliziosa nei suoi scenari d'oro, innalza al carnevale la sua canzone d'amor. La frenesia nei cuori, tornate l'allegria, la vita che malia rinasce a carneval. Ride Viareggio in festa, tornato è carnevale, la gioventù tempesta, le bocche da baciare. Sorrisi e gioia, arcobaleno di felicità. Ride Viareggio è bella, ride al suo carneval. Sorrisi e gioia, arcobaleno di felicità. Ride Viareggio è bella, ride al suo carneval. Ride Viareggio è bella, ride al suo carneval. Bravo, grazie. Vincenzo, un applauso a queste bambine, alle coriandoline. Grazie, nomi. Ragazze, aiuto, bravo. Vai. Veronica, Verone. Aurora, Aurora, Alice, Angel. Martina, Martina, Federica e Vincenzo Cagnolo. L'ultima coriandolina, Vincenzo, non è il nome dell'ultima coriandolina? Il ballerino, in fondo, lui? Come si chiama? Lurayev. Il nome del ballerino? Come si quello chiama? Senza tasche. Ma mi conoscono Mattia. Vincenzo Cagnolo, grazie, Vincenzo! Grazie. The Voice, The Voice. Ma come sarà? Ma come questo sarà? Coriandolino? Il principino. Bello, coriandolino però. Il piccolo principino. Il principino muore, comunque. Il principino muore e la zanna la... Lo schiaccia una bodda, proprio, tra. Morirà. Tra. C'è tempo, c'è sulla tempo. Sulla zannava la biscia. Coriandolino. No, per gli uomini che hanno cultura perché sanno... Perché chiami coriandolino? Che il principino viene schiacciato da una bodda. Da un boddone, praticamente. Dodicesimo. Se te non leggi, d'altronde. Che dodicesimo ed ultimo brano in gara. Ricordo... Il principino non muore questa volta. Il piccolo principe viene schiacciato proprio. Il principino può fallire, non muore. Dodicesimo ed ultimo brano in gara. Approfitto per ricordare a tutti voi che al termine di questa esibizione verrà ritirata... Lulna. In cui avete potuto esprimere le vostre preferenze. L'altro anno mi hanno ritirato l'anca e quindi ritirano Lulna. Per cui se ancora non avete votato avete ancora pochi minuti per farlo. Signore e signori, Valentina Lottini. Go! Salutiamo il buonasera. Che rumore, che voglia. Di Guidi Marchionni, Spiaggia d'Or. Canta Valentina Lottini. Grazie. Il piccolo principe non muore mai. Stra. Non la distrarre. Sulla spiaggia d'oro, tra il verde e il fiorno di un bel cielo.
del Berlin, gentili e gaie mascherine. Le tagliette da cena al daci, l'orizzonte di cielo laggiù, dove è bello saziarsi di baci, sul gran mare che luccica blu. Viareggio, col tuo sorriso, di paradiso, quante bimbe fai tu sognare nel sole. Devo per forza di cose spezzare una lancia. Spezzala, vai. Vabbè. Se lo faccio io sono più credibile, te è un secondo fine. No, 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 devo dire che sinceramente, cioè, ci sono persone che emozionano, Valentina è una di quelle, ecco, tutto lì. No. Bene, scusate, abbiamo ascoltato. Scusate. Sì, caro, scusate. Prego. Prego, carissimo. Perdonami. Questa era l'undicesima. Dodicesima. È duro, io l'ho sempre detto. Ha perso il conto. I dodici apostoli. Sì. Okay. Sono state tutte belle. C'ha la macchina però, nuova. Però, questa dà un'emozione particolare. A me questa canzone, per esempio, mi fa immaginare i carri la mattina quando arrivano in passeggiata. È una magia particolare. Sì, ma tra, tutti i carri tranne quelle di Umberto Cinquini. Questa è l'emozione che dà. Sì, sì. L'emozione faccio, che date. No, dà emozione, ci sono le canzoni, sì. Per noi anziani, per cioè vecchi. Certe canzoni ricordano anche emozioni quando eravamo bambini, e vedere ragazzi giovani come Lorenzo, come la Valentina, che interpretano queste canzoni, sono belle cose, questa sono belle è una cose. Sì, fatelo, questo è il vero spirito di canzonissima di Carnevale, altrimenti sarebbe canzonissima di Natale, ecco, cioè, capito? Di Pasqua. Potrebbe essere come idea, Ci potrebbe stare. Cercate un altro opinionista. Bene. Anche perché sotto Natale non si potrei può andare contro a Babbo Natale, io ad esempio. No, non si può. Signore e signori, abbiamo ascoltato i primi 12 finalisti in gara. Semifinalisti, scusate. Siamo qua come sul palco. Se non gli mandi il copione, d'altronde, è evidente no, che poi certe cose. Il copione era da un'altra parte. Era sparito. Stasera è una serata particolare. Sparito. La porta che si è chiusa. Mamma mia. La porta che si è chiusa, il copione che non gli arriva e gli va nelle spam. Ecco. Ci hanno mandato dei. Bene, chiamo qua sul palco con me il presidente di giuria, giornalista, conduttore e caporedattore di Noi TV, signori Lorenzo Bertolucci. Bravo. Salutiamo il carnevale. Buonasera, buonasera. Buonasera. Lorenzo, un commento generale sulla serata e sui concorrenti. Innanzitutto troppi aggettivi, per me va bene. Serata magnifica, io ero già stato qua lo scorso anno, chiaramente come Noi TV Rete Versilia abbiamo creduto sin dallo scorso anno insieme a Renzo, alla maestra e ad Alessandro nel progetto. Serata magnifica come sempre e anche sì. No, io dico le parolacce, è normale, vabbè. E vabbè. Poi no, loro sono di Lucca, figurati te. Allora, i tre moschettieri più D'Artagnan.
ci sta. Ma lui non è D'Artagnan, scusate. Lo so, però. No, perché te sei uno dei moschetti, ma ci va. Sì, sopporto, sì. Io. Io ero quello te sei Bariles. Balillas. Balillas. Lorenzo, sabato scorso grande successo per il secondo corso del Carnevale di Viareggio 2017 e grande successo per Rete Versilia che si conferma insieme a Noi TV, la televisione del Carnevale e della Versilia. Sì, anche quest'anno diamo l'opportunità alle persone che non possono venire a godere del Carnevale di Viareggio e quindi rimangono a casa, l'opportunità appunto di vederla in televisione. Sappiamo che è un servizio per molte persone che rimangono a casa, per tanti viareggini che poi vogliono rivedersi. Cioè a lui, giuro. Facevo a lui. Stavo facendo un cell. Non ci stava riprendendo. No, però scusa, L'ultimo anno che io faccio canzonissime Carnevale, fatevi piacere. Cioè, io dico una cosa e voi mi interrompete. No, l'editore. È lui. Sono dei furbetti. Sono dei furbetti. Comunque, insomma, siamo molto contenti. È un periodo in cui ormai da due mesi seguiamo l'avvicinamento al Carnevale, ai carri, e quindi insomma siamo molto contenti. Sì, devo ultima domanda. Sincero. Un tuo ricordo del Carnevale di Viareggio. Se ti dico Carnevale di Viareggio, la prima immagine che ti viene in mente? Sapevo che mi avresti fatto questa domanda, sono sincero. Lo scorso anno ho svelato che per me... Non quello di Marlia. Non quello, no. Ma io puntavo sul Carnevale porcarese. Lo sapevo. C'è anche a Capannori, il Carnevale, semmai. No, a Capannori non lo fanno più. No, lo cioè fanno. A Marlia qui. Lo fanno. A Porcari è per i bambini, esclusivamente per i bambini. Comunque l'immagine che mi rimane molto nel cuore è quella del 2006, la prima volta che ho portato quella che è mia moglie adesso al Carnevale di Viareggio, lei di Torino, è rimasta impressionata dallo spettacolo e mi ricorda era l'anno dove c'era il carro di Avanzini dedicato al premier non spagnolo. Non ti suggeriamo. E non te l'ha data, quindi. Come? L'ha data. Allora, si sa che Alessandro Avanzini è uno dei più grandi anticoncezionali viventi. Però il carro. Quando passa il carro Avanzini, fro. Il carro, mi ricordo, c'era un toro, sì, c'era qualcosa del genere, il Matador, no? Sì? Te lo ricordi? Vabbè, ti ha sposato anche per qualche altro. Grazie anche al Matador, insomma, ho fatto una bella figura, Matador, diciamo. Grazie a Lorenzo Bertolucci. Grazie. Hai superato l'esame. Scusate, siccome loro chiedono sempre l'applauso per i cantanti, per i due commentatori. Per noi no. Però, insomma, loro sono veramente dei grandi professionisti. Facciamogli un applauso dedicato a Mattia e a Federica perché se lo meritano. Bravi veramente. Davvero, Grazie Lorenzo. Ok. Grazie Lorenzo, grazie mille. Grazie a Lorenzo Bertolucci, caporedattore di Noi TV. Alessandro, sabato il corso in notturna è stato un grandissimo successo. Perché lo chiede a lui? Perché lo dovrebbe domandare a te? Lui è coordinatore della squadra corsi, per cui... Fa tutto lui. Ex presidente, presidente emerito, presidentissimo. Quasi tutti gli hashtag che mette la mattina. Quando mi sveglio mi ci vuole un quarto d'ora solo per leggere gli hashtag del Santini. Gli hashtag. Chi lavora nella vita lo prende sempre... Non si può dire. Non si può dire. Ho finito il bonus io proprio. Sì, soprattutto lui. Bene, Alessandro, vieni. Mi allontano perché mi fai paura. Vieni qua. Dicevo, grande successo. Cascano le brache. Mi reggete. Vieni, principino. Gli cascano le braette. Questa serata allora, non la portiamo a casa. Non ho azzeccato il vestito, devo dire la verità. Stasera proprio. Allora, Alessandro. Non ci abbiamo azzeccato. Torniamo seri. Rispondo io, tranquillo. Dicevo, grande successo per il corso in notturna. Sì, è stato un qualche cosa che è stato azzeccato e la Fondazione ha fatto bene ad aver coraggio in questo tentativo. Una serata dove forse ci si scommetteva in pochi, un terzo corso mascherato in notturna di sabato sera, quando il terzo corso è quello che porta più soldi nel bilancio, è stata veramente un'idea geniale, baciata anche dal bel tempo, dalle persone, dai turisti. Un'idea che dovrebbe essere sicuramente riportata sui viali a mare e casomai osare a farlo più spesso all'interno dei cinque corsi, perché i carristi quando si impegnano come hanno fatto quest'anno in macchine megagalattiche, grandissime, giganti,
anche illuminate, ecco, rendono di più. E al pubblico questa cosa è piaciuta e sicuramente piace molto anche televisivamente. E anche ai bambini. Anche ai bambini. Presenti... Non è vero che se il corso mascherato è notturno i bambini non vengono, perché sabato scorso era grimo così. C'era grimo, grimo. Non c'è mica il babao la sera. Cioè, no, c'è. È vero, quindi... Ma mi stanno cascando dei pantaloni. Beh, allora vai là e sistemati. Grazie. Ho fatto la pipì addosso, ma insomma. Grazie Alessandro. Spostiamoci Federica, perché adesso è il momento della vignetta di Andrea Vassalle alla FOA. Ale, scendi e commentiamo questa, perché questa va commentata. Io ho sempre chiesto. Musiche pucciniane a carnevale? Ok, ma con la nuova libecciata. 1, 2, 3, tacabanda. È simpatico quel direttore lì. Noi abbiamo sempre chiesto che il Festival Pucciniano venisse sempre inaugurato con canzoni di carnevale, non ci siamo riusciti, non vedo perché dovremmo iniziare il Carnevale di Viareggio con le musiche pucciniane. Penso che Puccini abbia altre cose a cui pensare, quindi penso che a carnevale ci devono essere tanta musica, ci deve essere tanta musica di carnevale, non mescoliamo il sacro col profano. Il sacro sicuramente sarà Puccini e deve star benissimo al Teatro Puccini, questo è il mio pensiero personale. Per me non esiste né il sacro né il profano, per ma questo lo sapevamo, mentre ad esempio sono un demonio, mette sempre musiche pucciniane, quindi tu lui... che ne pensi Umberto ma di questa io, proposta? Nel senso, non sono limitazioni che non è che mi piacciono più di tanto, nel senso io, per me non esiste il sacro, non esiste il profano, per cui esiste soltanto quello che mi batte nel cuore, poi il resto sono problemi di chi se li crea. Grazie a Andrea Vassalle alla FOA. Prima di vedere cosa hanno combinato i nostri due ballerini per caso, chiamo qua con me sul palco Carlo Alberto Carrai. Salutiamo il carnevale. Che balletto d'eccellenza! Che balletto d'eccellenza! Carlo Alberto Carrai, titolare del bagno mascotte di Ludica Maiore, unica sede versiliese del monomarca Acqua dell'Elba, nostro sponsor per il quale vi chiedo un fortissimo applauso. Allora, dovete sapere che io sono qui per una scommessa e ho capito che non c'è nessuno del comune. Siccome sono assessore a Camaiore, mi hanno detto non ce l'hai il coraggio di venire a Viareggio. Ce l'ho avuto. Ce l'hai avuto. Carlo Alberto, facciamo un commento su questa serata e sui concorrenti. Ti sei divertito? Assolutamente sì, è stata veramente una serata bella. Provate il contrario. Come? Ho provato che il dice? Contrario. Non si capisce. Parla nel loro. Microfono. Vai col microfono. A dire il contrario. E per cui bella la serata, travolgente, in particolare questi giovani che si rappresentano da bambini all'inizio, che assolutamente vanno premiati, perché il carnevale è una cosa che nasce da bambini, nasce se vogliamo anche per i bambini, ma poi gli adulti li riporta in questo mese qui e nei mesi anche precedenti li riporta alla giovane età, per cui bellissima serata. Come fatelo l'applauso. Come ho chiesto a tutti gli ospiti che sono saliti su questo palco, anche a te chiedo un tuo ricordo del Carnevale di Viareggio. Dico Carnevale di Viareggio, la prima immagine che ti viene in mente? Allora, la prima immagine che mi viene in mente è che i carnevali più belli nascono vicino al mare. Ci sono da tutte le parti del mondo, perché il carnevale è un periodo, esatto. Però i carnevali veramente più travolgenti, le persone di mare, la gente di mare, li vive molto di più e li vive meglio, secondo me. Il mio ricordo di carnevale è te sei di Firenze, di Campigiano, parlo un po' viareggino perché prego, di origine, prego. Il mio nonno che mi portava la Madonnina col budino, però prima c'era da passare dalla passeggiata, oppure le serate di Rione d'Arsena, passare le giornate a girare quel tegamone di riso. Beh. e ci doveva essere e la mia nonna che lo cambiava 3 volte il giorno perché doveva essere sempre pulito. Per cui a me il carnevale mi è stato trasmesso di lì, era veramente un dovere, però secondo me, come dicevo prima, il fatto del mare permette alle città di mare che lo vivono in questo modo, come Viareggio, e penso Viareggio
sia una delle uniche, anche perché dico la verità, io ho visto solo il Carnevale di Viareggio, da quelle altre parti anche quando mi hanno invitato non ci sono mai andato. E la cosa bella è quella di viverlo tutti i giorni, lo sfottò, il prendersi in giro, l'opportunità di prendersi in giro dicendosi tante volte la verità. E ognuno di noi, volente o nolente, per estrazione personale o per il momento che sta vivendo, può avere degli alti e dei bassi. Il Carnevale ci mette un pochino tutti alla pari, ci leva un sorriso anche quando non ce l'abbiamo, ci mette il sorriso e andiamo avanti, e ti dà l'opportunità di vedere la vita da un punto di vista diverso. Grazie a Carlo Alberto Carrai, Bagno Mascotte, Lido di Camaiore. La posso baciare? Certo la puoi baciare, certo. Grazie. Bagno Mascotte, unica sede versiliese del monomarca Acqua dell'Elba. Grazie caro Alberto. Il telefono l'hai preso, sì, sì. Sì, sì. Bene, è il momento di vedere cosa hanno combinato i nostri ballerini per caso. Prego, facciamoli entrare con un fortissimo applauso. Elisa, Elisa. Elisa, amore. Guarda come sono sciolti. La nostra coreografa. Allora, prego, la signori. Nostra coreografa Elisa doveva insegnarvi Zoom, 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 sigla di Canzonissima 1968. Sì. Ci siamo? No, un attimo, aspetta, ci ho dato il passaggio. Io invece devo dire una cosa. Microfono, microfono. Microfono, cara. Che stasera, scusate, io ero già sul divano con il pigiama di paille, la pinza in testa e le ciabatte dei puffi. Mi è arrivato un messaggio del mio caro amico Vincenzo, ti sto aspettando qui fuori. Ne hai bisogno. Quindi... siate magnanimi, grazie. Bene, allora te lo puoi scordare. Siete pronti? Serena, vero? E Vincenzo, anzi Arturo. Arturo, Arturo. Solo per stasera. Regia, musica. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra. Suonare, 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 suonare. Zum, 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 zum. La canzone che mi passa per la testa. Non so bene cosa sia, dove e quando l'ho sentita. Di sicuro so soltanto che fa zum, 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 zum. Meraviglia! Bene. Bene, e adesso è il momento di decretare il vincitore, sì, di questa gara con l'applauso. Decretiamo anche il vincitore. Esatto. Siamo pronti, partiamo da Serena. 3, 2, 1, applauso! Bene. Vincenzo, Arturo, 3, 2, 1, applauso! Umberto, Umberto, sei contrariato? No. No, ormai a questo punto sono tranquillo che Canzonissima di Carnevale la vincerà Marco Musetti. Cioè. Vince Vincenzo! Arturo! 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 Che ora ripete! Anche per la nostra Serena, però, prego, un buono Serena. Per un aperitivo, ristorante, Arturo, pizzeria, prego. Zenzero a Camaiore. Grazie! No, Arturo, certo, lo ripete, certo. Pure deve insieme, ripetere. Magari, capito? Il vincitore ripete il balletto. Il vincitore ripete il balletto. Sì, quello è vero. Ripete il balletto. Lo deve, sì. Da solo, da sì, solo. Sì, sì, allora, guarda. È tradizione come Arturo, la copertina di Viareggio in maschera. Arturo, no? La prego. Cioè che... Umberto! No? Allora, c'è la stellina. No. Guarda, c'è la stellina. Raggiungi il centro del palco. C'è la stellina. Arturo, Arturo. Maurizio. Dai. Potete fischiare. Con la musica. Prego, prego, prego. Vai. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra, suonare, 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 suonare. Che fa zoom, 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 zoom,
Serena e un applauso per la nostra coreografa Elisa. Grazie anche Elisa. Grazie. Grazie a tutti. La prossima volta date resta in pigiama. Date un microfono. Un microfono. Grazie. Eccoci. Allora, prima di tornare alla gara, scendo, vieni con me. Certo. Vieni con me, Federica. Permettetemi di salutare un ospite che ci ha onorato della sua presenza. Non so dove sia, Renzo. No, no, non è mio nonno. Allora, dicevo, permettetemi di salutare un ospite che ci ha onorato della sua presenza. Signore e signori, Roberto Favazza della pagina Facebook Carnevale d'Italia. Dov'è non Roberto? C'è, non c'è? Come non c'è? No, non è arrivato. Davvero? Non è arrivato. Me lo dovevate domandare. Ce lo potevi dire. Ce lo potevi dire. Ma se d'altronde te prendi le trombe delle scale e vai giù. Ma prendo le trombe delle scale, ma se ci ho scritto questo. Allora ricordiamo. Però, da copione, Roberto Favazza doveva essere accanto a Barbara. Non mi sembra che ci sia nessuna Favazza. Barbara c'è, ma allora Favazza. C'è il giubbotto di Favazza, non però. Non c'è nessuna Favazza. No, non è neanche il giubbotto. No. Allora, vabbè, lo diciamo lo stesso. Roberto Favazza della pagina Facebook Carnevali d'Italia. Mi sto bene, mi sento alto da qui. Sei bellissimo. Sì che sto qui. Appena rientrato dal Carnevale di Acireale, dove ha puntato. No, non è appena rientrato, non c'è. È a casa. Secondo è appena me... rientrato dal Carnevale di Acireale, dove ha portato la burlamacca, il simbolo sarebbe per l'eccellenza appena del Carnevale di Viareggio. Spengete il microfono, autografata per l'occasione dai nostri costruttori e dalla presidente della Fondazione Carnevale, Marielina Marcucci, per cui facciamo un applauso a Roberto Favazza, che non c'è, che ma gli va lo stesso tutto l'applauso del Gran Caffè Liberty di Viareggio. Torniamo alla gara, saliamo sopra. Il bello della diretta. Questa va me la pagate tutti, ragazzi, dal primo all'ultimo. Come si chiamava? Roberto Favazza. Allora, torniamo alla gara, facciamo adesso un riepilogo. Favazza? Un riepilogo dei 12 brani che abbiamo ascoltato questa sera. È di Viareggio. Adesso . L'ha detta lui la parolaccia, però. Cognome di male. È un professionista, fa il barbiere a Viareggio. Favazza? Sì, vicino alla parrocchia di Santa Rita. Ti taglia i capelli con la tazza. Il barbier Favazza, che c'è di male? Federica, a te. I brani che abbiamo ascoltato stasera. B come Burlamacco, interpretata da Aurora Kraus e Gianmarco Segnani. Siamo sul carro, interpretata da Johnny Duccini e Simone Moriconi, anno 2013. Canta, interpretata da Daniele Biagini, anno 2012. Carnevale di Baci, interpretata da Silvia Dati, anno 1932. Il Samba del Viareggino, interpretata da Claudio Bini, anno 1986. Le donnine dei figli, interpretata da Lorenzo Ghiselli. Le donnine. Liberi per sempre, interpretata da Daniele Chicca e Alberto Martinelli, anno 2016. Nasce dentro al cuore, interpretata da Alessandro Pasquinucci, anno 2014. Onda azzurra, interpretata da Marco Musetti, anno 1937. Pensa se potesse una canzone, interpretata da Daniele Toscano, anno 2016. Ride Viareggio, interpretata da Vincenzo Cagnolo, anno 1980. E Spiaggia d'Or, interpretata da Valentina Lottini, anno 1929. Facciamo un fortissimo applauso agli autori e agli interpreti dei primi 12 brani semifinalisti. Pausa brevissima e poi scopriremo chi avrà accesso alla finalissima di Canzonissima di Carnevale 2017. A tra poco. Bentornati a Canzonissima di Carnevale 2017. Ci siamo. È il momento dei verdetti. Regia, passiamo le luci. Chiedo a un assistente di portarmi. Grazie Luca. Bravo Luca. Quella che sto per leggervi non è una classifica, ma lo sapete a memoria. Leggerò in ordine puramente casuale il nome dei brani degli interpreti che passano alla finalissima di Canzonissima di Carnevale 2017.
Riascolteremo sul palco di Canzonissima di Carnevale 2017 canta Daniele Biagini. C'è anche il cappotto. Riascolteremo alla finalissima della seconda edizione di Canzonissima di Carnevale Claudio Bini, il samba del Viareggino. Sarà ancora con noi a Canzonissima di Carnevale 2017 Lorenzo Ghiselli con le donnine dei Tigli. Lorenzo. Fidel Castro. Il boa. Dov'è il boa? Ha vinto il boa, non Lorenzo. Ti ascolteremo sul palco di Canzonissima di Carnevale. Daniele Toscano, pensa se potesse una canzone. Rivedremo la trasmissione alla finalissima di Canzonissima di Carnevale Valentina Lottini, ma Spiaggia dai! D'Or, dai cazzo, brava brava, bene. Grazie al voto del pubblico dei Briai. E vi ridico di no, B come Burlamacco, Aurora Kraus e Gianmarco Segnani. No, non abbiamo finito. Vedi che porta bene quando dico così, eh? Spengiamo la musica perché non abbiamo finito, abbiamo un altro brano ripescato grazie al voto del pubblico ed è... Già, c'era Aja. Non l'ho ancora detto. L'hanno pensato. Però fatelo. Hai visto ormai, le parolacce? Ormai l'avete promesso, lo dovete fare. Voglio sentire le ugole. Il prossimo anno poi venite anche voi. Senti qualche... torniamo seri perché là ci sono tutti gli altri cantanti che fremono. Esatto. Li capisco. Per cui riascolteremo sul palco di Canzonissima di Carnevale 2017 grazie al voto del pubblico. Daniele. Alessandro Pasquinucci, Nasce dentro al cuore. Salutiamo il carnevale, che rumore che fuoria. Bene, si conclude la prima semifinale di Canzonissima 2017. Grazie a tutti e 12 cantanti. Facciamo un applauso a tutti e 12 cantanti. Un applauso, grazie. Se lo meritano, ragazzi. Se lo meritano davvero. Un grazie di cuore alla nostra giuria, al presidente di giuria Lorenzo Bertolucci. Grazie, grazie. Un grazie e un grande applauso agli opinionisti, al Alessandro pubblico. Santini e Umberto Cinquini. Belli, belli, belli da morire. E al pubblico, un grazie al pubblico che ci segue da casa e a voi in sala, signori. Fatevelo un applauso, siete stati bravissimi. Grazie. E caldissimi. E proseguite.
sentite questo bellissimo e fortissimo applauso per la mia compagna di viaggio Federica Michetti. Grazie, io lo voglio sentire più grande al nostro e bellissimo, fantastico, speciale Mattia Di Vivona. Grazie. Appuntamento a domani per la seconda semifinale di Canzonissima di Carnevale 2017. Grazie a tutti, buonanotte. Permesso, eccoci tutte quante, dell'uomo si hanno le maschere in veste stravagante.